Salve a tutti ragazzi, bentornati su Mangia, che è importante mangiare. Bentornati su una delle più grosse delusioni degli ultimi anni. Allora, stiamo parlando di The Forest, l'avevamo tanto decantato, ma stanno succedendo. Ti sei compenetrato con la mia faccia. La merda. Aspetta, stai calmo, fanno schifo solo i personaggi. No, fa schifo tutto. Adesso in coop, quindi peggio che andare di notte, perché già da solo era una cosa abbastanza incazzosa. Figuriamoci in due, cosa potrà mai uscirne? Prenditi i circuiti che stanno qua, che io non vedo, ma tu vedrai. Ok. Oh. Oddio, un procione. C'è un procione. È vero, un procione. È un procione. Ammazziamo i procioni. No, il procione no. Ho bisogno di cibo. No, hanno messo i procioni in The Forest. Ok, rimangio tutto quello che ho detto. Questo gioco sta diventando stupendo. Vieni qua, procione del cacchio. Vabbè, non è caso di correre dietro a un procione al momento. Ma come non è il caso? Ma si possono usare come animali domestici? No, credo che si possano mangiare in qualche modo. Però adesso, dai, qui l'illuminazione da... Sì, da gusto, ma... Da abbastanza gusto. C'è un uccello passato. Albero! Il nostro primo albero. Cade! Dobbiamo trovare dei procioni, forza. Oh, c'è gente brutta lì. Già. Sì. Via, di qua. Dove sei? Ma sono diversi da quelli... Ho capito, ma non li voglio vedere da vicino, tu sì? Qui dove siamo? Hanno cambiato un sacco di cose. Io è dalla 0.4 che non gioco a The Forest. Abbiamo anche visto nascere numerosissimi cloni di The Forest. Sì, allora, troviamo dove accamparci. Cerchiamo qualcosa vicino al mare, in modo che dal mare non può arrivare niente, a meno che ci siano o caspio. Vieni. Non ti trovo. Sinistra, via, so tua sinistra. Ok. Non ti girare indietro. Andiamo. Merda. Ecco. Non li devi guardare. Oh merda. Ma pure di giorno adesso. Sono cambiati. Si stanno calando dappertutto. Si stanno calando da tutte le parti. Ci mancava il temporale, ci mancava. Andiamo dritti. Sì, però voglio dei procioni. Dopo li andiamo a recuperare i procioni. Ok, qui è un buon posto per accamparsi. Non c'è più nessuno, perfetto. Quanto sono brutte le animazioni, salta. Le animazioni non si possono vedere. Madonna, che schifo. L'orrore. Abbiamo un talkie walkie. Senti, io piazzo. Ah, con la Q si può parlare con te. Ma non voglio parlare con te. Che cos'è? Il gazebo? Vogliamo farci un gazebo? Ma io direi che non ha molto senso fare un gazebo a questo punto della nostra storia sull'isola qua. Oh, che cazzo è stato? Ho cioffato un albero. Sì, ma mi sono cagato sotto io, che c'entro? Non importa. Oh, madonna, pensavo fossi tu. Girati. Che caspio è quello? Non lo so, fanno quadrupedia. Vieni qua, lo vedi il mio... il coso? Si allontana però. Tieni, prendi la pietra. No, non attaccare, arrivano in massa. Quello se ne sta andando, quello sta andando. Preoccupiamoci di fare qua la cosa. Che qua dove si salva? Oh, occhio dietro. Oh, madonna, mi sono cagato sotto. Puttana di merda, lascialo stare. Hanno peggiorato anche le animazioni dei selvaggi. Oh, ma è diversissimo questo selvaggio qua, non l'ho mai visto. È difficilissimo da colpire, è incolpibile. Oh, è morto. Albero. Ok, ne puoi prendere fino a due per volta, Sì, sì. Beh, questa cosa c'ero già arriva. Ma ci sono delle tende qua. Probabilmente c'è un po' di roba da... Da lottare? Sì. Chi è? Oh, ma ancora? Ma non ne hai avuto abbastanza? Io ho fame, io devo mangiare. No, cioè, premi I. Che cosa ha fatto? No. Che cosa hanno fatto alle Molotov? Che hanno fatto alle Molotov? Madonna, quanti sono? Io gli ho messo fuoco, però... Ok, due li ho ammazzati da solo con la Molotov. Ok, un'altra... C'ho due Molotov. Che faccio? Gli metto fuoco? No! Ho sbagliato. Oh! Occhio, aiutami. Stavo a fare le Molotov. E lascialo. Levati. No, ma stanno arrivando in massa. Io non riesco più a correre, nonostante abbia bevuto. Secondo me hanno cambiato tutto qua. Escono dalle fottute pareti. Escono anche i denti adesso. Ecco qua, io ho finito lo shelter. Bravo. Le pietre.
Sì, lo sto prendendo in velocità. Io. Madonna, mi sono cagato sotto, era un gabbiano. Sta calando notte. Dobbiamo anche mangiare. Magari se trovassimo degli animali, tipo un procione. No, il procione non si mangia. Se trovo un procione lo prendo e me lo mangio, e come? Non riuscirei mai a catturare un procione. Stai sprecando energie per fare una cosa che tra l'altro è immorale. Noi discendiamo dai procioni, non puoi... Aspetta, che merda, non riesco a prendere. Un ragno. Il ragno non ci fa niente. Ma guarda quanto corre. Poi non gli interessano delle pietre. Guarda. Guarda io mi sono compenetrato con delle pietre. Il procione ci passa dentro alle pietre. Dov'è? Ti ho detto, il procione è un animale superiore, non puoi gabbarlo così. Dai, non si può ammazzare il procione. Gli ho tirato una fiocinata di... Oh, vieni, torna al campo, mannaggia. È andato in mezzo all'acqua il procione. È mai invincibile il procione. Non nuota, cammina nell'acqua. E le valigie le abbiamo praticamente aperte già tutte, tranne questa, che spero contenga una barretta, una palla da tennis. No, ah, quella gialla è aperta. Io la vedo ancora chiusa. Ecco perché mi stai facendo diventare pazzo. Ma non è colpa mia. Ma tu non la vedi la tartaruga? No. Ma che palle, ma non vedi niente. Ma non stiamo condividendo un cazzo. Io sto buttando una tartaruga nell'acqua, morta, tra parentesi. Sì, ma la mia esperienza di gioco abbiamo capito che non è assolutamente la tua. Cioè, vabbè, l'acqua è bassa. Se ci sono gli squali qua, sono squali Fabriano F4. Cioè. Il punto è che sono arrivato sulla nave, ma non mi riesco a... Dai, issati. Ok, ho issato. Prendi tutto quello che ci sta da prendere. C'è anche un teschio. Una corda, ho preso una corda. Questa potrebbe tornare molto utile. Ce ne sono tantissimi di squali morti. E sono realizzati molto male rispetto a quelli che conoscevo. Cioè, io veramente desidererei un downgrade. Oh, da questa parte dove ci sono gli squali è tutto talmente tranquillo. No, oggi la prima notte è abbastanza... No, ho appena incrociato due tizi. Allora, torna al campo. Sì, sto tornando, infatti. Fanculo, mi sono cacciato sotto. Potevo morire. Mi sono messo là vicino. Oh no, ci sono quelli con le luci. Però mi servono i legnetti. Ce l'ho io, va a finire. Che cosa ci devi fare? Ho fatto delle strutture. Ok, una l'ho fatta. Ma perché ti sento da lì? Sono in Africa io e sento mentre costruisci. Ma noi una torcia non l'abbiamo? No, abbiamo un accendino inutile. La torcia la troviamo dentro alla grotta. Ma non andrei all'arrembaggio adesso. Però già tenendo in mano la molotov, un po' di luce la si fa. Oh madonna, mi sono cagato sotto. Ma perché fai ste cose? Prendi i legnetti qua, li vedi? Oh, sta arrivando. No, vattene. Via. Accendi i cosi a destra, io quelli a sinistra. Oh, accendili questi. I combattimenti sono peggio di Skyrim, eh. Muori. Sono scappati, hanno visto la nostra superiorità, indubbia superiorità. Ma quanti denti sto raccogliendo io? Tra l'altro non so neanche a cosa posso... C'ho 46 denti. Non so che caspita ci faccio con i denti. Potrebbero essere tipo moneta di scambio, sai? Ma stai morendo tu, perché ogni tanto sento... Ai! Non è che ho fame. Sì, stavo morendo di fame. Sono cagato sotto. Ma che cosa triste, mamma, quanto mi distrugge. Io non ci voglio più giocare a sto gioco. Però tra 5 giorni lo patchano di nuovo, quindi magari... Più sono andati avanti a inserire cose. Sì, ma perché lavorare per addizione, secondo me, è il modo peggiore di fare un videogame. Devi puntare su poche cose, ma che funzionino bene. Sì, io però direi che l'abbiamo tirata anche troppo per le lunghe questa partita, visto e considerato che era giorno quando abbiamo iniziato, la notte sta per finire. Vogliamo aspettare fino all'alba per chiudere il gameplay? Sì, cioè sto rincorrendo delle lepri che mi servono per mangiare. Ma porco. Madonna, quando giri, madonna, che cosa non è. No, perché anche Bambi va nell'acqua? Ma dai, cazzo di cervo subacqueo. Ma dove vai? Ma non è possibile, dai. Ma vai, il cervo subacqueo. Dai, come si fa a recuperare un cervo che sa andare sott'acqua? Non lo so.
Anche il procione andava sott'acqua. C'è un'alga che non so che sta facendo. Sta ballando. Il tagadà. Pessimo ragazzi, pessimo. L'ho preso, l'ho ammazzato Bambi. Non serve. Ah sì, l'ho scuoiato, ma non lo posso. Non lo puoi mangiare? No, posso solo la pelle, posso prendere. Cazzi. L'ho scuoiato con una facilità poi estrema. Lo scoiattolo! Elvis era ghiotto di scoiattoli. C'ho le mani con Bambi e ho fatto una sacca. Ah, ti sei costruito il. C'è culo. Uno. Vaffanculo! C'è un procione che mi prende per il culo, guarda. Sì, ho capito, ma io sono scoiattolo che mi. Sono in pericolo. Se la smetti di guardare le cose, mi vieni ad aiutare, forse è meglio. Ma io non so che caspita. Ma guarda, perché c'è uno scoiattolo che mi prende per il culo? Sta mangiando. Sta mangiando un cadavere? Sta mangiando un suo simile. Allora io gli vado dietro. Bastardo! E muori. Stavo per morire vivo, ragazzi. Ok. Tutto a posto, tutto bene quel che finisce bene. L'abbiamo passato la prima notte, l'abbiamo passata senza grossi problemi. Io ho un piede in mano, lo vedi? No, vabbè, è indegno. Tutto. Cioè, guarda, l'illuminazione è tutta figa attraverso la chioma degli alberi. E questo schifo. Vabbè.